Il famoso tesoro di Jamaica Plains. Riusciremo a trovarlo? Forse passando da questa porta ce la faremo. Ecco fatto. Oh, guarda, un passaggio nel muro. Beh, ho evitato sicuramente una bella trappola. Eccoci qua. È il momento di scoprire qual è questo grande tesoro. Apri la porta e sbloccami queste meraviglie. Jamaica Plains. Eccole. I grandi tesori di Jamaica Plains. Tutti a mia disposizione ora. Come questa mazza leggendaria. Oh, come addirittura questo scudo patriottico. Ha un aspetto così patriottico, effettivamente. Questo ed altro per l'America. Sapete qual è la cosa bella della registrazione? Per voi, ovviamente. Che voi non vi dovete preoccupare di salvataggi corrotti, di continui crash o di problemi fra vari mod. Per voi è molto più semplice. Voi guardate quello che io voglio che voi guardiate. E in fin dei conti è meglio così. Ora che sono salito abbastanza di livello, posso forgiare delle armi molto migliori. Le mie lame saranno macchiate del sangue dei miei nemici. Però sai qual è il vero problema di avere così tante armi? Avere troppo peso! Di cui 280 sono solo di armi. 300 di che cos'è? 191 di vestiti? 14 di provviste? Io ve lo giuro, sto cercando di lasciare giù tutto il peso in eccesso. Ma non capisco veramente che cos'è che pesi così tanto. Armi a parte, ovviamente. Ma sono troppo belle per lasciarle giù. Tornando a noi. È il momento di riforgiare queste armi e renderle ancora più letali. Ad esempio, ora la mia Ardent Blade è diventata un'arma velenosa. La mia spada d'assassino è il momento di renderla un'arma energia. Questa Kabar Sword che ho appena trovato, vediamo come si può modificare. Possiamo renderla stealth con un buon quantitativo di danno. Passiamo da un 61 a un 106, mica male. La Master Sword, spada che pensavo non sarebbe mai diventata potente, ora è arrivata al suo potenziamento massimo. La Master Blade. Questa motosega che ho trovato mentre rifacevo tutto, visto che il salvataggio si era corrotto, è al suo massimo di danno e soprattutto incendia i nemici. La katana Insanity, che può essere upgradata fino a un massimo del 371%, ma servono 3000 cristalli. Certo è che potevano fare una cosa un po' diversa, potevano mettere tipo per ogni potenziamento un tot cristalli, ma va bene. E se vi chiedete dove ho trovato questa lama, beh, l'ho trovata sulla console di comando. Perché questa lama non si ottiene da nessuna parte e il modder non ha avuto lo sbattimento di metterla da qualche parte. Quindi ha scritto: se volete quest'arma scrivetelo un comando. Comunque, abbiamo bisogno di 3000 cristalli, per potenziarla al massimo. Ok, non è un problema. Mi metto a duplicarli subito. Penso di aver ottenuto abbastanza cristalli. Potenziamola al massimo. E ora, infine, riportiamo alla massima bellezza queste armi che ci portiamo dall'inizio, che riportano alla memoria il vecchio mondo prima che tutto venisse distrutto. La cosa bella è che posso anche scegliere il tipo di rivestimento, ma fortunatamente non cambia nulla, cambia solo il colore. Anche un nucleo di fusione volevi per potenziarla, hai capito? Me ne sono accorto adesso. Conferisce alla lama il suo leggendario filo affilato e causa sanguinamento leggendario e taglia attraverso le armature. Se la guerra è veramente un'arte, fa che questo sia il tuo pennello. Wow, mistico. Anche l'Angetsu e il Yogen Nozuki ora hanno riavuto la loro vera forma. Non so se si è capito, ma a me piacciono un sacco le katane. Ma ci sono anche altre spade che vorrei completare prima. Ad esempio questa spada leggendaria, una lama sacra impugnata da Re Artù. Creiamola. O perché no, direttamente
Due armi ed energia, che di sicuro non hanno nulla da invidiare ad altre armi. O perché no, un'altra lama d'energia, un'energia oscura. Un'arma decisamente spettacolare. Anche se anche questa non è male. Questa qui è laser, poi ha un non so che di incredibile. Mentre questa al plasma ha un non so che di fantasma. Vediamo come posso migliorarle tutte e quattro. La Excalibur posso renderla caricata oppure più affilata. In ogni caso fa lo stesso danno. E io farei questa qui, giusto perché l'effetto mi piace. La Crucible posso renderla addirittura due mani, figata. Posso mettergli le rune, posso cambiargli il colore, perfetto, la faccio verde. Posso potenziarla di 4 livelli, ma per il quarto livello serve il dente di Kremv, che, tra parentesi, possiedo ed è un'arma bellissima, ma mi mancano i materiali. Giustamente 666. Non ci vuole molto, posso duplicare il tutto. E posso anche scambiargli la skin. Fantastico. Anche se mi sembrano un po' sgranate queste. Proviamo, scusa. Sì, è sgranatissima. Sembra che non abbiano fatto attenzione al colore. La spada laser invece, vediamo che cosa possiamo fare. Possiamo aumentargli il danno, possiamo cambiargli la skin e possiamo aumentare il danno. Overclockata ci serve scienza al 4. Ok, ci posso arrivare. Per adesso facciamo il livello 3. Mentre quella al plasma, anche questa si può potenziare, ma ci serve sia scienza al 4 che fabbro al 3. E per fortuna quello ce l'abbiamo. E la differenza fra queste due è che questa fa il danno fisico, questa fa il danno d'energia. E beh, il danno pressoché è lo stesso, quindi vedrò al momento qual è la migliore. Per adesso mettiamo questo. Mentre per le skin, anche qui cambia semplicemente il colore. Anche se devo dire che con questi cambi di colore non sono stati molto attenti. O magari è solo il caricamento, proviamo. Mettiamo la nera. Vediamo. Sì, sì, è come dicevo. Non è il caricamento, è proprio i colori non sono stati attenti. Anche se magari giocando non ci fai caso, però in prima persona si nota tantissimo. Quindi, wow, è bellissimo. Sembra una roba fantasma. Wow, il laser qua si è caricato tantissimo. È fighissimo. Star Wars Key, scusami. Ed infine, rimani solo tu e... tu sei uno spettacolo per gli occhi. Voglio provarla a due mani, quest'arma. Madonna mia, è ancora più grande. Guardala, è enorme a due mani. Anche se penso che sia più pratica a una mano, penso che a due mani abbia il suo perché. E prima di partire all'avventura, devo togliere questo potenziamento a questo martello e metterlo su questo martello. Beh, dai, 35 di più di danno, mica male. Mettiamo via le nostre armi, ma prima di andarcene, oltre alle lame, vorrei riportare al suo massimo splendore anche questa armatura. Vediamo cosa possiamo fare. Non capisco perché questo è diventato viola. Che problemi hai? Vediamo cosa possiamo fare con questa armatura, Ronin. Possiamo sicuramente riportarla alla sua bellezza originale e togliere tutta quella ruggine. Sicuramente ha un aspetto molto più minaccioso e anche molto più protetto adesso. Questa armatura ha decisamente un qualcosa di più. Certo non ha la fibra balistica come la giacca di Johnny. E se me la metto, che cosa mi togli? Mi toglie il torso, ok. No, con il vestito di 2B troppo clipping. Anche con questo un po' di clipping c'è, ma non si nota così tanto almeno. È solo la gonna. Il punto è che se la tolgo, rimango scoperto dietro. Forse dovrei trovare un altro vestito per questa armatura. Ci penseremo a tempo debito a quale vestito abbinarti. Tra l'altro, piccola parentesi prima di continuare, ho fatto questo altro balcone perché i venditori qua sopra sono stupidi. Sono stupidi. Ogni tanto, non chiedetemi perché, uno di questi due, puff, clippa e finisce qua, immobile. Non riesce a muoversi per qualche ragione e allora ho dovuto fargli il balcone così possono scendere. Ma pensa te, se non mi ringraziano dopo questo, mamma mia, vi ammazzo tutti. Adesso è arrivato il momento. Che sta succedendo? Ma è tornato! Ma è tornato di nuovo, ma davvero? Voglio dirti come sceglierti i tuoi amici, ma
Piper è una pianta grane. Ma stai zitto. Finalmente mi sembra di pensare in modo lucido. Buon per te, Sheffield. Beh, meglio. Ora abbiamo due di questi. Non me lo aspettavo che sarebbe tornato, lo ammetto. Hey, Sheffield. Che ne diresti di venire a lavorare per me? Davvero? Dici sul serio? Beh, sì, ti ho disintossicato. Dai, vai a Sanctuary Hill, ci vediamo là. Ok, io lo farò. Bravo, Sheffield. Sono sicuro che sarai un ottimo mercante un giorno. E questo invece? Bounty. Prendi questo Black Street Apparel. Avvisa tutte le persone di un'arma e un po' di ambizione. C'è stata attività dei predoni. Ok, ci penso io. Andiamo dal nostro detective preferito. Ora che ho due cabalistic potrei trasformare questo in un'arma micidiale effettivamente. 129 di danno. Il fetish fa un danno eccezionale nel combattimento aperto, ma è inutile nello stealth. Credimi che un'arma del genere nello stealth di sicuro non la usavo. Dicono che al museo della stregoneria di Salem sia successo qualcosa di brutto. Perché andare laggiù? È abbandonato da secoli. Ah, grazie. Ci andrò sicuramente allora. Oh, ma è piccolino. Mi aspettavo sarebbe stato, boh, un martello gigante. Invece ha la stessa grandezza dell'altro. Dovrei provarlo su qualche bandito appena riusciamo. O su un sintetico, perché no? Ellie, ci sei? Salve. Dov'è? Ah, eccola. Oddio, sei davvero tu? Difficile scambiare questa faccia per qualcun altro. E c'hai ragione. Non scherzare con la morte. Prima o poi la morte vorrà scherzare con te. Non fino a quando avrò degli amici pronti a darmi una mano. Ciao, sono quella che l'ha salvato. L'agenzia è il mio lavoro. Ti ringrazio. Di nulla, Ellie. È stato un piacere. È stato un piacere. Davvero? Allora immagino che per hobby tu frequenti parecchie rovine prebelli, che vero? Più di quanto so tu creda. Ne avevamo parlato quando hai iniziato la tua ricerca. Ma meriti una ricompensa. E anche un piccolo extra. Grazie, sai, Ellie. Se stai cercando lavoro e hai voglia di metterti in testa un bel cappello da detective, Duh. A Nick farebbe comodo un nuovo partner. Un caso alla volta, Ellie. Prima la nostra nuova conoscenza ha bisogno di... Esatto, prima di dare aiuto ha bisogno di ricevere aiuto. Senti pure. Grazie. Una strana trasmissione è partita dalla radio di Diamond City. Nessuno sa chi ha hackerato il segnale, ma invita tutte le persone a visitare la vecchia stazione dei treni a sud. Ok, grazie. Choosing freedom. Ok, sì, mi siedo un attimo. Quando si cerca una persona scomparsa, ogni dettaglio è fondamentale. Dimmi tutto. Dogmeat. Non importa quanto sia doloroso. Descriviamo il Volt. Eravamo in un Volt quando è successo. Il Volt 111. Una specie di impianto criogenico. Eravate sotto ghiaccio, eh? Già. Cosa più importante, eravate sottoterra, sigillati. Sono parecchi ostacoli da affrontare solo per prendere una persona. Che altro sai dirmi? Hanno parlato di un piano B. C'erano un uomo e una donna. Non hanno detto granché, ma... ricordo che mi hanno definito il piano B. Quindi parliamo di una piccola squadra, professionisti, del tipo che sa tenere la bocca chiusa durante un lavoro. Non so cosa intendano per piano B. Beh, se hai detto piano B, bocca chiusa, mi sa tanto di no. Sto cercando mio figlio. Cerchiamo mio figlio, Sean. Ha meno di un anno. Perché qualcuno dovrebbe rapirlo? Chi lo sa? Una domanda. Perché la tua famiglia in particolare? Perché un bambino? Dovrebbero prendersi cura di lui. E un bambino richiede molte attenzioni. Questa è una conferma. Non è stato un rapimento casuale. Chi ha preso tuo figlio aveva un piano. Quello sicuramente, Nick. Sono parecchi gruppi nel Commonwealth che rapiscono persone. Predoni, supermutanti, gunner e naturalmente l'istituto. Ovviamente. Quindi pensi siano stati loro? Quindi... credi che il responsabile sia l'istituto? Beh, sono lo spauracchio del Commonwealth. Se qualcosa va male, tutti incolpano loro. Duh. Facile capirne il motivo. I loro primi modelli di sintetici depredano le città, uccidendo chiunque si opponga. E poi ci sono i nuovi modelli, identici agli umani, che si infiltrano nelle città e le manovrano dall'ombra. Che cosa orribile! Che nessuno sa perché lo fanno, qual è il loro piano o dove si trovano. Neanch'io, e sono un sintetico.
un prototipo scartato. No, e dai, non dire così. Comunque, devo trovare mio figlio. Non mi importa se sei un sintetico o no. Comunque, devo trovare Sean. Hai ragione, ci stiamo perdendo in congetture. Concentriamoci su quello che hai visto. Che aspetto avevano i rapitori? Descriviamo quello che si è avvicinato al nostro pod. Uno di loro si è avvicinato a me. Testa pelata, cicatrice lungo l'occhio sinistro. Aspetta, non è che... non hai sentito nominare un certo Kellogg, vero? No, non ha fatto alcun nome. No, non hanno fatto alcun nome. Non può essere una coincidenza. Ellie, che appunti abbiamo sul caso Kellogg? La descrizione coincide. Testa pelata. Testa pelata. È noto per accettare lavori da mercenario pericolosi, ma nessuno sa per conto di chi. E aveva comprato una casa qui in città, giusto? Aveva un bambino con sé, vero? Sì, esatto. La casa abbandonata nella tribuna ovest. Il bambino aveva circa 10 anni. Non può essere Sean. Non può essere Sean. Già, c'è una bella differenza tra un bimbo piccolo e uno di 10 anni. Ma non significa che la pista sia sbagliata. Forse. Ma non significa anche che io non sia stato riaddormentato. Forse è una brutta abitudine di rapire bambini. Comunque, sono scomparsi entrambi tempo fa. Facciamo un salto all'ultimo indirizzo conosciuto di Kellogg. Vediamo se riusciamo a scoprire dove è andato. La sicurezza non si spinge in quella zona della città, ma fate comunque attenzione. Come sempre. Sì, signor Valentine, allora la seguo. Ne hai passate proprio tante, eh? Spero che tu e Nick troviate quel mostro. Ti ringrazio, Ellie. Non volevo che Ellie lo sentisse. Credo tu debba saperlo. Tutto quello che ho scoperto su Kellogg prima che sparisse non promette bene. Immagino. È stato un mercenario. È un professionista. Rapido, pulito, scrupoloso. Non ha nemici perché sono tutti morti. Perché ero il piano B. Uno che si tratta del nostro uomo. Non solo ha identificato le sue caratteristiche peculiari, è anche il suo modus operandi. Entrare, fare e andarsene? Un bambino e lasciare uno dei genitori in vita per il futuro? Pochi mercenari del Commonwealth potrebbero farlo. Ah, su quello lo scommetto anch'io. Non tutti sono così bravi. Questo è l'ultimo indirizzo? Ehi, Valentine. Ah, scusami. Mettermi fretta. Scusa, ne stavi per parlare. Alla faccia della serratura. Qualcosa da nascondere, Kellogg. Perché non ci provi tu? Ok. Fatto? È stato facile. Diamo un'occhiata ai giri. Kellogg deve pure aver lasciato qualcosa. Sicuramente qualcosa di nascosto c'è. Come $20 delle RNC. Credevo che uno come Kellogg pensasse in grande. Sì. Penso anche io. Come nascondere una Ranger Sequoia? Un'arma della RNC. Una signora arma della RNC, voglio dire. Against all tyrants. Certo, Kellogg, come no. Oh, ma guarda, un bottone sotto la scrivania. Allora, che cosa nascondevi, Kellogg? Vedo già delle frecce. Aspetta, Kellogg. Dove lo nascondi, l'arco? Eccolo lì. Il Tactical Compound Bow. E anche della dinamite. Guarda qui. Le cose preferite di un mercenario. Oggetti di tortura e frecce? Sicuramente a Kellogg piaceva molto il Moab. Ah, ma guarda. Gli piaceva veramente tanto la RNC a questo. Parlando appunto di RNC. Ero solo venuto a fermare dei robot io. Dei robot molto fastidiosi. Dovrei andarmi a occupare del meccanista. Oh no, peccato che mi clippa. Sarebbe stato benissimo sulla mia testa. L'avrei messo volentieri. Però forse su Preston magari. Tieni Preston, ti faccio un regalo di un mio grande amico. Per quanto tu mi stia sulle palle, voglio regalartelo questo cappello. Preston, ora tu non sei più solo un Minuteman. Si fanno sempre delle scoperte interessanti viaggiando. Attaccare è una possibilità di infliggere un mini critico che ignora tutte le resistenze. Il mini critico scala sulla fortuna. Credo che con la fortuna siamo a posto noi. Porca miseria, guarda che statistiche che abbiamo. Me ne rendo conto solo adesso. Però quest'arma usa le stesse munizioni della Ranger Sequoia. Rieccomi qua, Nick. Scusami, problemi con gli insediamenti. Scatola di sigari. Birra Gwinnett.
proiettili calibro 44 e sigari. San Francisco Sunlights. Marca interessante. Tuttavia questo non ci porta da nessuna parte. Per adesso. Credo che Dogmeat invece qualcosa potrebbe fare. Mi chiedo se Dogmeat potrebbe fiutare qualcosa. Non è una brutta idea. Ci sono cani del Commonwealth in grado di seguire un uomo per miglia. Bau! Dogmeat sembra ansioso di aiutare. Perché non lo lasci provare? Vediamo se trova una pista. Prima Beh, perché no? Vada, so che è una faccenda personale. Se vuoi affrontare Kellogg senza di me, basta dirlo. No, inoltre, vieni pure. Sei già in buona compagnia. Non possiamo rastrellare tutti il Commonwealth in cerca di un uomo. Perché no, invece? Voglio che tu venga con me, Nick. D'accordo, cerchiamo quel bastardo. D'ora in poi sei tu il capo, ok? Tu dici salta e io obbedisco. No, dai, non si fa così, Nick. Non sono mica uno stronzo. Dogmeat! Dogmeat, che problema hai? Tieni, annusa il sigaro. Dogmeat, cerca la pista, bello. Annusa tutto, annusa tutto. Troviamo Kellogg, bello. Trova Kellogg, bello. Portami da quel figlio di puttana. Ci penso io! Seguimi! Ed eccolo che prende e va. Vai Dogmeat, ti seguo. Ormai mi sono abituato benissimo al fatto che Dogmeat sia un altro cane. Se gli rimettessi la skin originale non so se mi riuscirei ad abituare di nuovo. È troppo bello vederlo come un husky. Ah giusto, aspetta un attimo. A proposito di Kellogg, abbiamo appena trovato un nuovo arco e ancora non l'avevo guardato. Mamma mia che figo che è. E nella descrizione non hai ancora scelto nessuna freccia. Aggiungo io, coglione. Scegliamo una freccia e mettiamo questa, che è quella più forte che ho. Fa 82 di danno. Beh, si vede la differenza, eh. Mamma mia che figo. Adesso lo voglio provare. Appena troviamo un nemico gli sparo una freccia nel ginocchio. Ehi, qualcuno è stato qui. Credi che fosse Kellogg? Credo proprio di sì. Sì, vedo un'altra volta il sigaro. San Francisco Sunlights. La marca preferita di Kellogg. Dov'è Valentine? Ah, eccolo. Che ne dici, bello? Basta per continuare? Ah, certo, è un sigaro. Forza, bello, trovalo. Ma porca miseria, i ratti talpa, ci mancavano solo questi. Ce n'è uno leggendario, dov'è? Ci penso io a quello leggendario. Non scappare. Che altro sai fare? Stai buono, mamma mia. Eccolo qua, non lo vedo. Scassinatore, wow. Che bello. Però in realtà non è male. In realtà me lo posso mettere come equipaggiamento a qualche oggetto. Grazie. E sono anche salito di livello. Dicevo, Dogmeat, vai pure. Potrei mettermi l'equipaggiamento leggendario scassinatore a qualcosa tipo... non lo so, la collana. Che hai trovato? Cos'è? Oh, un backpack. Grazie. E un predone morto. A quanto pare pensava di potersela cavare. Non è andata così. No, direi proprio di no. Bende insanguinate. Bende sporche di sangue. Dogmeat può fiutarle. Forza, ma Dogmeat? L'orsacchiotto. Okay, troviamolo. Vai. Ma porca troia. Dove è apparso sto cane? Quante creature leggendarie oggi? Infligge 50% ai robot, wow. Oh, uno yaguai. Dogmeat, no, scusami, non volevo colpirti. Oh, fantastico, Rust Devil. Una Mr. Andy, grazie. E un Freezing Roll Pin. Davvero? Va bene, grazie. Non mi lamento di quello che trovo. Non mi devo lamentare. Altro sigaro? Ehi, Dogmeat ha trovato qualcosa. Vedi niente? Per adesso solo scale. Cosa ululi? Ti sto seguendo. Birra Gwinnett. Una delle sue debolezze. Già. Dobbiamo restare insieme, bello. Almeno finché non troviamo Kellogg.
Che ne dici, bello? Basta per continuare? Certo! Seguimi! Che bello girare per tutto il Commonwealth alla ricerca di indizi! Chi è? Dov'è? Fermalo, Dogmeat! Grazie! I bersagli sanguinano, sì, finalmente, di nuovo! Il sanguinamento è uno dei miei potenziamenti preferiti in questo gioco. È rotto da far schifo. Dov'è? Stavo dicendo, chi è che ha appiccato il fuoco? Comunque, so benissimo come usare questo potenziamento leggendario. Una spada l'abbiamo appena resa velenosa. Un'altra spada potremmo renderla congelante, magari. Va che figa che è tutta luminosa. Mamma mia, quanto sono chic. Noto mercenario, fare estrem. Le guardie robot non sono servite a molto. No, direi proprio di no. Segni. Che cosa abbiamo? Attenzione, qui? Errore. Sistema danneggiato. Non sento le gambe. Te l'hanno staccate, mi dispiace. Deve essere stato Kellogg. Deve essere stato Kellogg. Identità confermata. Assalitore Kellogg. Compagni noti. Siamo sulla pista giusta. Speriamo non manchi molto. No, speriamo di no. Forza, bello, inseguilo. Sai qual è la cosa bella di Kellogg? È che ha fatto tutto perfetto. Non ha messo in considerazione una cosa sola. Un cane. Non ha messo in considerazione un cane che avrebbe potuto inseguirlo. Un Deadclaw leggendario, ma tu sei impazzito. Ho sentito un ruggito, ho detto andiamo a vedere cos'è. Devo farlo sanguinare a morte. Ma tu sei fuori. No, hai preso l'arma sbagliata, amico. Hai preso l'arma sbagliata. Vai via da me. Non lo vedo. Ok, è morto. Uff. Oh, che bello, un'armatura da sintetico. Porca miseria. Comunque devo cambiare la velocità di sparo di quest'arma. Colpo singolo non va bene con sanguinamento. Che hai trovato? Cos'è? Ah, altre bende. Che ne dici, bello? Eh? Era del nostro uomo? Direi di sì. Sì, sì, è proprio lui. L'hai trovato? Benissimo. È questo il posto? Eh? È qui dentro, bello. Ci siamo, vero? Kellogg è qui. D'accordo, Blu. Siamo tu e io. Credo che Dogmeat si sia guadagnato una pausa. In realtà no. In realtà siamo io, te e il signor Valentine. L'ingresso principale è barricato. Forse c'è un'altra entrata? Sicuramente. Ok, dobbiamo trovare un'altra entrata allora. Facciamo il giro. Magari qualcosa lo troviamo. Ma guarda, delle scale. Le scale conducono sempre da qualche parte. Potrebbe portarmi addirittura a una porta. Kellogg, sto arrivando.